Beh, sì, adesso quello che sto facendo è uno sport e però non solo. L'obiettivo più prossimo sarebbe quello di finire questa università e poi. No, no, dopo questa università, perché sono tipo in stand-by da 2 anni, anzi, anche 3. Facoltà l'ho cambiata da Milano per la mediazione linguistica, ma faccio le lingue e ho imparato il portoghese per parlare. Possiamo essere a nostra volta ispirati da altri, come a me succede e come è successo anche nel villaggio paralimpico, in cui appunto ho visto di tutto e pensavo di non potermi più stupire di fronte a certe scene di, non so, persone che mangiano con i piedi o discussioni animate nel linguaggio dei segni, per esempio, tante altre cose, no? E però dove cerco io la fonte di ispirazione? Viaggiando. E per esempio mi sono fermata anche in Brasile dopo le Paralimpiadi per una vacanza di 2 settimane e vi assicuro che vedere la povertà e vedere certe situazioni mi hanno fatto sentire ulteriormente fortunata. Cioè, quindi paradossalmente c'è chi dice ah, sei sfortunata perché hai avuto un incidente, perché non hai la gamba. No, ragazzi, io ho protesi, ho la possibilità di fare tantissime cose, vivo in Italia e quindi a volte ci si dimentica anche di questo, no? Noi atleti pensiamo di essere quelli che sono andati oltre, infatti un pezzo l'abbiamo fatto, però quando poi vedi le situazioni che sono davvero borderline, ti rendi conto ancora di più di quanto sei fortunato, gamba, eccetera. Allora, fra poco parliamo.